Salve a tutti e benvenuti in questo secondo test sui fusibili. Nel primo video abbiamo visto come i fusibili troppo economici siano, se vogliamo dirlo in maniera gentile, totalmente inaffidabili nel saltare al valore indicato e che quindi sarebbe meglio evitare di utilizzare. Nei commenti però mi sono stati chiesti altri due test per capire meglio sia quanto sono pericolosi questi fusibili, sia il valore aggiunto di un fusibile di marca come quelli che ho mostrato alla fine dei test precedenti. Il primo test che mi è stato chiesto è stato proprio una prova di carico con il fusibile di marca, in questo caso un fusibile Bosch prodotto in Unione Europea. Ho scelto un fusibile da 7,5 A sia perché nello scorso video non c'è stato modo di far saltare l'equivalente cinese, sia perché penso possa evidenziare meglio le tolleranze di funzionamento. In questo caso, essendo un fusibile di qualità, oltre al valore scritto in maniera visibile, potete anche vedere le certificazioni che rispetta, totalmente assenti sull'equivalente cinese che testeremo più avanti. È un disegno del conduttore interno decisamente più curato, al contrario della classica U che possiamo vedere sul fusibile cinese. Il test è identico a quelli già svolti nello scorso video. Ho quindi collegato il fusibile in serie al mio alimentatore da banco da 10 A massimi e ho collegato il tutto a una coppia di lampadine H4 ad alta luminosità che fungeranno da carico. Ho iniziato a dare corrente e, come previsto, la tolleranza e il tempo di intervento del fusibile mi hanno fatto superare i 7,5 A senza saltare. In meno di 20 secondi però, di cui 3 o 4 a 10 A, il fusibile salta come da copione. Questo è il comportamento normale di un fusibile. Deve dare modo di non saltare con dei picchi di carico della durata di pochi secondi, deve avere un po' di margine dal valore indicato, ma soprattutto se la corrente si fa troppo alta deve saltare in fretta. Proprio per questo motivo mi è stato chiesto anche il secondo test con il fusibile cinese dello scorso video. Non essendo l'intervento istantaneo, mi è stato chiesto di lasciarlo collegato finché non salta, sicuri del fatto che non ci sarebbe stata alcuna differenza con quello di marca. Beh, la differenza c'è stata. Se il primo fusibile è saltato dopo 20 secondi, di cui una manciata passate a 10 A, questo fusibile cinese ha retto la bellezza di 15 minuti, tempo dopo il quale mi sono semplicemente stufato di sprecare corrente e ho bollato il fusibile come non affidabile. Ora qualcuno sicuramente si starà chiedendo: a cosa serve tutto questo? Che pericoli può dare un piccolo fusibile un po' troppo tollerante? L'ho scoperto a mie spese dopo 15 minuti di test. Durante questo tempo ho controllato più volte lo stato dei cavi per assicurarmi che non si stessero surriscaldando e devo dire che anche il piccolo cavo da 0,75 mm si è comportato benissimo. Ma verso la fine del test ho rischiato grosso. A causa dell'elevato calore la plastica dell'alloggiamento della lampadina si era fusa e quindi era libera di muoversi, ma soprattutto la plastica protettiva dei morsetti che ho usato si era fusa e rotta, esponendo un'ampia superficie metallica che ha rischiato di creare dei pericolosi cortocircuiti. Il tutto, non c'è bisogno di dirlo, è molto pericoloso ed è stata una fortuna che non ci siano stati cortocircuiti accidentali o cavi elettrici fusi. Questo è esattamente ciò che il fusibile avrebbe dovuto evitare. Un fusibile, se ben calcolato e dimensionato, si occupa di non far mai lavorare il circuito a correnti che non può gestire ed è per questo che vi consiglierò sempre e comunque di spendere qualche euro in più per un fusibile di qualità, invece che per una scatolina con 1000 fusibili cinesi che rischiano di mandare a fuoco i nostri progetti o peggio ancora la nostra vettura. Prima di salutarci, come al solito, vi invito a non replicare a casa questi test che possono essere anche abbastanza pericolosi. Affidatevi sempre a produttori certificati e di qualità che vi garantiscano il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e nel dubbio, se non sapete cosa acquistare, acquistate i fusibili che utilizzo di solito e che ho testato all'inizio di questo video, il cui link per l'acquisto troverete come al solito nella descrizione del video. È vero, costano un po' di più, ma vi faranno dormire sonni tranquilli. E con questo il mio video si conclude. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciare un mi piace. Se hai in mente altri test che posso fare per essere sicuro di questi dispositivi, scrivimelo in un commento, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!